Buonasera telespettatori di RT Avido Taro, ben ritrovati all'appuntamento con il telegiornale. Non si placano gli odori acri e fastidiosi che da oltre un mese si diffondono a Borgo Val di Taro. L'ARPA ha effettuato un ennesimo sopralluogo e nella giornata di ieri ha rilasciato il seguente comunicato. ARPA, nella giornata del 2 febbraio 2017, ha effettuato una prima serie di campioni alla emissione del forno di cottura della ditta Lamina. I campioni sono stati inviati presso i laboratori di ARPA per le analisi necessarie. In attesa dei risultati, nella giornata di ieri, 8 febbraio 2017, abbiamo provveduto ad effettuare un ulteriore set di campionamenti. ARPA, giunta ieri sul posto a metà mattina, ha provveduto ad una verifica della funzionalità dell'impianto, in attesa che, come rilevato all'atto dell'arrivo in ditta, la produzione andasse a regime nelle prime ore del pomeriggio, in modo da effettuare i campionamenti necessari. Anche questi campioni sono stati avviati ai laboratori specializzati di ARPA per la loro determinazione, comunicando alla ditta gli orari di apertura dei medesimi in modo da garantire il diritto di difesa come previsto dalla normativa. A chiarimento di alcune affermazioni pervenute alla nostra attenzione, si evidenzia che l'effettuazione di ispezioni di vigilanza e controllo a seguito di segnalazioni con conseguente effettuazione di campionamenti avviene senza preavviso alla ditta interessata. Anche il sindaco di Borgo Val di Taro, Diego Rossi, ha voluto far pervenire la seguente comunicazione. Dal monitoraggio messo in campo da AUSL con i medici di famiglia non emergono criticità correlabili al momento, a detta dei medici. Continua comunque il lavoro di tutti per risolvere il problema dell'odore. Dopo aver raccolto oltre 500 mi piace su Facebook e un centinaio di preadesioni in pochi giorni, i promotori della pagina L'Aria del Borgo propongono di costruire ufficialmente un comitato civico e apolitico che dia forza alla richiesta di risolvere il problema delle emissioni maleodoranti. Chi è interessato ad aderire al comitato L'Aria del Borgo potrà farlo recandosi sabato, domani, dalle ore 10.30 alle 12.30 presso la sala della Biblioteca Manara di Borgo Val di Taro, dove sarà allestito un desk informativo. Giovedì 9 febbraio, in un tragico incidente nei pressi di Colorno, paese in cui abitava, ha perso la vita Roberto Corradi, di 45 anni. Un tragico scontro frontale con un camion che trasportava lastre di marmo lo ha portato via l'affetto dei suoi cari. Lascia un figlio quindicenne di cui era profondamente innamorato, la mamma ed il papà residenti a Ramiola di Medesano. Ed è proprio nella zona di Ramiola, quella attorno a Fornovo, Varano, Rubiano e Medesano, che Roberta ha vissuto la sua gioventù. Gli anni della scuola superiore al Lizzos di Fornovo, che allora non era ancora Gadda, gli amici di Ramiola e la compagnia del bar nazionale di Fornovo. Roberto era un ragazzo appassionato di calcio, allegro e a cui piaceva ballare, piaceva la musica, sempre pronto a giocare e a divertirsi con gli altri, capace di una schiettezza a volte disarmante, sincero, amante delle belle ragazze, con tante piccole certezze che gli davano una serenità e un innamoramento della vita che era difficile da vedere in altre persone. Insomma, Roberto era una persona positiva. Nonostante oramai la sua vita fosse lontana da Ramiola e Fornovo, in tanti l'hanno ricordato sui social media in questi giorni. Gli amici della Quinta C del Lizzos ricordando momenti importanti ed immagini. Gli amici di Ramiola hanno raccontato momenti di intimità amicale e gli amici di Fornovo nel loro cuore hanno rivissuto i momenti trascorsi con lui. Ed è stata molta discussione e sgomento la notizia di ormai una settimana fa riguardo le proteste di 600 professori universitari relative a degli errori nell'italiano sia scritto che orale dei propri studenti. In particolare l'Accademia della Crusca addita le principali colpe ai programmi delle classi terze elementari. A riguardo noi abbiamo intervistato Barbara Cavalli, insegnante della scuola terza elementare di Bedonia, che ha anche proposto una soluzione al problema. Direi che il problema è estremamente ampio, mi fa molto piacere parlarne, al tempo stesso mi dispiace un po', nel senso che non vorrei essere fraintesa, quindi pensare che io possa fare un riferimento alla mia realtà, ovviamente lavorativa, la realtà di tutti i giorni. Purtroppo però il problema credo che sia un problema generale, è una realtà che effettivamente esiste e la colpa, le colpe se si può parlare di colpe sono ovviamente tante, sicuramente la scuola elementare ha una responsabilità enorme,
forse maggiormente la scuola elementare di altri ordini di scuola. Il perché, a mio parere, può essere da ritrovare per esempio nei programmi ministeriali. Per esempio l'introduzione della lingua inglese, in terza, quarta e quinta abbiamo 3 ore di lingua inglese alla settimana. Più ci sono 2 ore di religione, c'è l'ora di informatica. Tutte cose importantissime, ma che di fatto nella realtà delle cose tolgono spazio a quella che dovrebbe essere lo studio dell'italiano. Secondo me tantissima responsabilità dei giovani di oggi è da dare all'informatica. Oggi si scrive col computer, si scrive col tablet, si scrive col cellulare, non c'è bisogno di sapere la grammatica italiana, abbiamo il correttore automatico. Perché impegnarci poi tanto? Sono tantissime le richieste appunto introdotte nella scuola, le innovazioni, poi chiamiamole innovazioni, che però alla fine dei conti, se tornassimo un pochettino indietro, facessimo un pochettino un passo indietro, secondo me tante problematiche che oggi ci sono non ci sarebbero. Poi insomma le considerazioni da fare sono anche poi a livello sociale, nel senso i bambini di oggi non sono sicuramente i bambini di ieri, sono i bambini impegnati su più fronti, con lo sport, e forse l'interesse allo studio non dico all'ultimo posto, ma è comunque un pochettino regredito. Anche questo può essere una motivazione che porta poi dopo a dare i suoi frutti, ovviamente accumulando lacune da piccoli, se si ritrovano poi da grandi. E le famiglie sono cambiate, nel senso che oggi i genitori lavorano, sono impegnati, non hanno tantissimo tempo per seguire i propri figli. Una soluzione al problema potrebbe essere, secondo me, fare non solo uno, ma 2-3 passi indietro. Un tempo le maestre cosa facevano? Davano delle grandi coniugazioni di verbi tutti i giorni, 2 o 3 coniugazioni, i verbi si imparavano per forza, li si ripeteva tutti i giorni. La scuola oggi, secondo me, ha perso un po' di credibilità, quindi diamo un po' più fiducia alla scuola, un po' più fiducia ai nostri ragazzi che sicuramente hanno tutte le competenze per poter costruire un mondo sicuramente migliore di questo. E le maestre sono sempre quelle di oggi, quelle di ieri, sono sempre le stesse. Se le tecniche funzionavano una volta con le poche cose anche che c'erano, a maggior ragione funzioneranno oggi. Ieri a Borgotaro, a Palazzo Manari, si è svolto un incontro con 7 commercianti promosso da Laborataro. Il promotore, Marco Cacchioli, ha voluto fortemente la riunione per stimolare la riflessione e la collaborazione tra i commercianti borgotaresi sul modello del centro commerciale naturale di Bedonia. Come associazione Laborataro abbiamo deciso di iniziare la nostra attività con un incontro dedicato al commercio e in particolare alla realtà dei centri commerciali naturali. E abbiamo avuto l'onore di ospitare Marco Mariani, che è il vicepresidente del centro commerciale naturale di Bedonia, che ci ha raccontato un po' quella che è stata l'esperienza di Bedonia. Un incontro che è stato sicuramente ricco di spunti per i commercianti che sono stati presenti, anche se non in un numero, come dire, molto sostanzioso, però ritengo che la serata abbia dato veramente molti spunti e chi era all'incontro abbia capito l'importanza che riveste il fare rete. Questo sarà, penso, uno dei punti principali della nostra attività, quello di cercare di spiegare alle persone, in questo caso ai commercianti, ma anche poi successivamente anche ai cittadini e a tutte le categorie che vivono nella nostra valle, l'importanza di fare rete e attraverso la rete costruire dei circuiti virtuosi come è il centro commerciale naturale di Bedonia. Ringrazio Marco per avermi invitato qui a Borgotaro, è la prima volta che mi porto, diciamo, in quest'area per raccontare un po' l'esperienza del centro commerciale naturale di Bedonia dopo la visita sul Garda, dopo la visita a Montecatini. Insomma, fa piacere avvicinarsi un po' a casa e poter portare quello che è stata la nostra esperienza assolutamente positiva in un territorio vicino al nostro e che per molte caratteristiche è simile al nostro, quindi non vedo per quale motivo non debba essere almeno fatto il tentativo di replicare questo successo. Ho raccontato un po' tutti i passaggi che sono stati
fatti in questi 6 anni, e dall'inizio, dalle difficoltà che si possono trovare all'inizio, per arrivare però ai risultati concreti che abbiamo avuto anche di recente con i contributi regionali e tutto quello che siamo riusciti a realizzare. Quindi gli faccio un in bocca al lupo, disponibile per qualsiasi aiuto, insomma, l'esperienza di questi 6 anni può essere utile, quindi in bocca al lupo e speriamo di avere un altro centro commerciale vicino a noi. Per quanto riguarda la giornata di domani, ricordiamo la ricorrenza liturgica della Beata Vergine di Lourdes nella chiesa di Sant'Antonio a Borgotaro, dove verrà celebrata la giornata del malato. Il gruppo Unitalsi raccoglie i volontari che si dedicano al servizio all'accompagnamento dei malati e invita la comunità ad un momento di preghiera alle ore 16:30 in San Antonio, dove è stata esposta una grande immagine su tela raffigurante l'apparizione della Madonna di Lourdes. Alle ore 17 seguirà la Santa Messa celebrata dai parroci dell'unità pastorale di Borgo Valditaro. La preghiera per i malati e la vicinanza a chi soffre vuole essere un segno distintivo di ogni comunità, per questo l'invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza. E sempre domani, sabato 11 febbraio 2017, alle ore 17:30 presso la Biblioteca Manara di Borgotaro, si terrà l'incontro Popoli in Cammino, testimonianza dal vivo di Damaso Feci, intervistato da Michele Rossi. Ci spostiamo a Fornovo, dove tiene banco il tema del carnevale. Si farà o non si farà il falò quest'anno? Cesare Groppi ci spiega nel servizio le criticità emerse relative ad una tradizione popolare che va avanti da decenni. Niente falò per carnevale a Fornovo? Ci sarà, anche se più piccolo, parola di re. In molti, dopo aver visto l'annuncio della Proloco, che non organizzerà più il tradizionale megafalò nella Golena del Taro, si stanno attivando per non interrompere una tradizione che dura da decenni. Non sarà mega, ma come prima sarà comunque un momento suggestivo di aggregazione generale, attorno al calore e agli scoppiettii del fuoco, bruciando la poiana come liberazione del negativo. I motivi della rinuncia potrebbero essere tanti, come il pericolo di un imponente fuoco troppo vicino a case d'alberi, al cambio generazionale di idee all'interno dell'associazione, per arrivare ad un faticoso lavoro che teneva impegnate per alcune settimane, sia di giorno per accatastare il legname e i bancali, e alla notte per tenere a bada i furbetti del fiammifero. Le tracce del carnevale fornovese risalgono ai primi del Novecento. Erano sfilate di carri allegorici con riferimento ai problemi locali del momento, come l'acquedotto di Prenzera, le scuole comunali, problemi di interesse nazionale e internazionale, come la guerra in Libia. Si organizzavano feste da ballo, con inebrianti profumi di arance e mandarini, consumati come dessetante nei locali del Salon, al Torsiglieri o al Club. Non come oggi, alle 23 di martedì di carnevale, la campana maggiore della chiesa suonava distesa per avvertire che dopo un'ora sarebbe iniziata la quaresima. Dopo le forzate sorte delle due guerre, il carnevale riparte negli anni 50 con il carnevale dei ragazzi nella parrocchia e i balli al Teatro Anzani. Oggi si balla fuori 2000 e in luoghi privati. Negli ultimi decenni la sfida per essere il carro migliore è stata tra i cadi del Circolo Maria Luigia, quello della Croce Verde e della parrocchia. Le novità di quest'anno è la scissione del gruppo storico parrocchiale, con i fedelissimi dell'arciprete Don Giuseppe che si staccano con un ardito carro proprio. I carri gruppi a piedi arriveranno dai paesi limitrofi, come i Wanted di Ozzanotaro con Didalai e di Calestano. Il programma prevede 3 giorni di sfilate lungo le vie del paese, domenica 19 e 26 febbraio alle ore 14:30 con partenza da Piazza del Mercato e infine martedì 28 alle ore 17:30 con un falò nuova gestione. Avevamo appena terminato di tessere le lodi delle ragazze allenate dal maestro di karate Francesco Di Mattia, che poche settimane dopo sono arrivati altri successi. 2 ori e 1 bronzo su 700 partecipanti in occasione della competizione karatecando verso gli Olympic Games a Gesenzano, in provincia di Varese. Altri successi per il Taisi Case Karate Club di Borgotaro, guidato dal maestro Francesco Di Mattia. Il 29 gennaio sono arrivati altri 2 ori e 1 bronzo. Qual è stata la gara più difficile per le 3 ragazze? Ci racconti come sono andate le competizioni?
Dunque, la gara più difficile è stata quella della Giada Cura, che... Tanto ricordiamo i nomi dei due ori e del bronzo. Dunque, ci hanno portato tre atlete, la Giada Cura, la Del Nevo Ilaria e la Chiara Capitelli. L'Ilaria e la Giada avevano già vinto l'oro nell'internazionale di San Marino a metà dicembre, quindi erano già reduci da questo successo e hanno ancora centrato l'oro in questa gara a Gerenzano in provincia di Varese. E diciamo che la gara della Giada, la Giada ha dimostrato di essere una combattente piena di carattere e anche di tecnica, è stata molto brava anche tatticamente, ha vinto tre incontri bellissimi, impeccabile sotto il punto di vista tattico, e quindi è una atleta che spero che continui e spero che vada avanti, perché veramente ha delle qualità. Poi questa era la gara più difficile, era lei che nei 47 kg. Poi anche nella gara che ha fatto l'esordiente Chiara Capitelli, che è stata bravissima, anche lei ci ha impressionati, perché nella sua prima competizione si è comportata veramente come se ne avesse fatte chissà quante, è stata molto brava, ha vinto il primo incontro in maniera proprio eclatante, perché le altre sue avversarie erano molto più, diciamo, avevano più esperienza di lei. Ha vinto il primo incontro, poi ha perso il secondo incontro perché ha un po' ceduto sotto il punto di vista emotivo, e però quella che l'ha battuta è stata poi la vincitrice del torneo, è stata ripescata, ha vinto nel ripescaggio e ha conquistato la medaglia di bronzo. È un po' più facile, diciamo, per la Ilaria Del Nevo, che purtroppo nella sua categoria erano in pochi e ha disputato un solo incontro vincendolo alla grande, perché lei è veramente brava anche lei, e sono orgoglioso di queste ragazze, che gli piace la disciplina che gli insegno, gli piace tantissimo, si applicano e spero che diventino veramente delle bravissime atlete. Quanti erano le partecipanti in totale? C'erano più di quasi circa 700 partecipanti tra il Catà e il Comité in questa gara. È organizzata molto bene in un grande palazzetto, un palazzetto capiente. Prossimi impegni? I prossimi impegni, dunque, abbiamo delle gare in aprile, primi di aprile, che adesso non ricordo al momento le date, e abbiamo parecchie gare comunque nel prossimo mese. Abbiamo adesso un impegno tra di noi nella nostra associazione, abbiamo un impegno il 18, dobbiamo fare gli esami per il passaggio di cintura, le ragazze si distraggono un po' dalla competizione per concentrarsi su questo evento, e poi si riprenderanno le gare col mese di marzo. Altra ottima prestazione dei bambini del Nato 2010 del settore giovanile di calcio del Bardi. Questa volta è arrivata una goleada in esterna per la squadra allenata da Gianpietro Solari. Bardi batte Paradigna 8-2. Dopo l'ottimo esordio nel campionato Mini Olimpia 2010 playoff contro l'Inter, anche la seconda giornata si è chiusa in un tripudio di reti per i piccoli bardigiani. Un incontro anche questo praticamente senza storia, dove i giocatori di mister Gianpietro Solari, mai domi, hanno lottato e vinto meritatamente. Buona volontà, spirito di aggregazione e grinta da vendere sono stati gli ingredienti che hanno permesso di oltrepassare un altro, almeno alla vigilia, temibile ostacolo cittadino. L'incontro, giocatosi presso la palestra comunale di Ramiola, ha visto come capitano Mattias C e come suo vice Mirko C. Goleador sono stati il solito cecchino Alessandro, autore di ben 5 reti e mattatore indiscusso della giornata, Mattias C con 2 reti di pregevole fattura e con una rete del rocciosissimo Mastino Giacomo. Domani alle 14.30 nella palestra Ori di Collecchio il Bardi incontrerà la Salle. Entrambe le formazioni sono a punteggio pieno, 6 punti su 2 incontri disputati. Sarà un vero big match dove il tifo per i piccoli bardigiani non dovrà certo mancare. Ed è
eccoci arrivati al meteo per la giornata di domani, sabato 11 febbraio 2017. Coperto poco nuvoloso con foschie diffuse, temperature senza variazioni di rilievo, minime comprese tra i 4 e i 6 gradi, massime tra i 7 e i 9, valori generalmente superiori alle medie climatiche del periodo, venti variabili o quasi assenti in pianura. Quanto riguarda i programmi della serata, ore 20:35 salute e società, ore 21 video station, ore 22 la replica del telegiornale, ore 22:30 ballo che sballo in TV. Io vi auguro una buona continuazione di serata in compagnia dei programmi di RT Avido Taro. Arrivederci.